Che cos'è la pittura? Che cos'è la vita? O cosa è la morte? Ma io, chi sono? Dove sto andando? Cosa cerco? C'era una volta la corte del conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, detto il Guercio di Puglia, famoso per la sua particolare personalità e per la sua audacia. Frutto di un matrimonio tra consanguinei, egli governò con Versano dal 1626 al 1665. Visse tra querce, ulivi e ciliegi, lasciandosi travolgere dalle passioni, dalle guerre e dal fascino dell'arte. Ma io chi sono? Dove sto andando? Che cosa cerco? Ma sì, ora ricordo. Io cerco me stesso, la mia anima confusa con la terra profumata di bagnato. Cerco le tracce della mia vita, consumata sotto un cielo caro agli dèi, alle ninfe e ai fauni. L'arte era tutto per me. I colori, i pennelli, le tele riempivano alla rinfusa la mia bottega. Erano la gioia del mio sguardo che posava indiscreto sui volti dei cavalieri e delle loro donne avvolte da abiti di seta. E così scoprivo segreti, svelavo i misteri, raccontavo leggende. Il Guercio dominava villaggi e contrade, si riservava il diritto della prima notte, mentre dall'alto dei bastioni colpiva le brocche delle fanciulle alla fonte, sbagliando spesso il bersaglio. Ma Gian Girolamo II fu anche mecenate e raffinato uomo di cultura, tanto da invitare a Conversano, intorno al 1636, Paolo Finoglio, artista napoletano che ha lasciato alcune delle più belle opere di tutto il Seicento italiano meridionale. Sì, è vero. Io sono stato il suo pittore di corte. Ho reso gloria alla sua esistenza avventurosa dipingendo seducenti scene d'amore e feroci battaglie tratte dalla Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, ispirandomi al teatro del nostro tempo, ponendomi in disparte, in posizione laterale, come si conviene all'artista.
Quando i forti Pelasgi emigrarono dall'Oriente nella solare Apulia circa 18 secoli prima di Cristo, fondarono la città di Norba. Molti furono i popoli che dominarono questo ridente centro del sud barese, ma Conversano dovette attendere i Normanni per cominciare a percorrere nuovi sentieri fino a conoscere momenti di splendore con la Casa degli Acquaviva. Nel castello normanno, conservato in perfette condizioni, erano in origine collocate le 10 magnifiche tele della Gerusalemme liberata, dipinte da Paolo Finoglio. Le sale dell'odierna biblioteca accoglievano queste opere che nascondono fra personaggi e colori infiniti segreti. Le linee purissime della cattedrale romanica sfidano il cielo e si ergono a simbolo del potere ecclesiastico, che assieme a quello di Stato ha reso particolarmente vivace la storia di Conversano. Nel gotico monastero di San Benedetto, infatti, vi trovarono sede dal 1266 al 1810 le badesse che avevano funzioni di vescovi. La tradizione vuole che il monastero sia stato fondato da San Mauro. Realtà e leggenda costruiscono il filo sottile della storia di questi chiostri mistici e metafisici che raccontano mille avventure di angeli e demoni, santi e madonne. La notte accoglie la luna che riposa tra le pieghe dell'anima in volo. Tutto è dolore nelle memorie infinite del tempo che danza. Nella chiesa di San Benedetto si conserva una delle più interessanti opere sacre di Paolo Finoglio, San Benedetto a colloquio con San Sabino. La disposizione obliqua dei piani evoca toni enfatici e scenografici.
la riduzione della tavolozza rende particolarmente suggestivo questo splendido dipinto. Altre opere, attribuite da gran parte degli storici a questo artista colto e sensuale, sono collocate nella chiesa barocca di San Cosmo. Il miracolo di Sant'Antonio da Padova conquista lo sguardo dello spettatore con la sua intensa capacità espressiva ed eccezionale potenza drammatica. Il rosso della zimarra invade il campo visivo determinando tensioni e contrazioni cromatiche. Gli sguardi delle singole figure annunziano opere più complesse che sottendono un notevole tessuto narrativo. Pregevole è il battesimo di Valeriano, con Santa Cecilia adorna di ghirlande, gigli e camelie. La policromia accesa di questa tela sottolinea l'aspetto sacro che in questo intelligente artista si mescola facilmente al profano. Le stoffe sono preziose, la materia appare plastica, la sensualità traspare dalle forme scultoree dipinte dal maestro. La Madonna con il Bambino, venerata da Santa Rosa da Viterbo, ricorda un altro lavoro di Paolo Finoglio, custodito nella chiesa di Sant'Angelo a Monopoli. Il volto della Vergine appare bellissimo. Meravigliosi sono i riflessi del suo abito, dai colori delicati che insieme agli angeli e ai fiori creano gioia ed allegria intorno alla Santa. San Domenico che ridona la vista ai ciechi. Lo splendore del bianco annuncia il miracolo che avviene in una carica di attese. Ricco di affreschi è il soffitto, diviso da riquadri in stucchi bianchi e dorati. Gli allievi del Finoglio resero così omaggio al maestro, che amava tanto i chiaroscuri di scuola caravaggesca. Ella del vetro a sé fa specchio, ed egli gli occhi di lei sereni a sé fa spegli. Il gioco di Armida si aggira intorno allo spazio impossibile dello specchio, metafora del luogo magico dell'arte. L'amore non conosce che l'amore nella sua impotenza narcisista. È tutto un sussurrare di sguardi, di linguaggi profondi e dimenticati, di illusioni e di seduzioni. Rinaldo abbandona il giardino incantato di Armida. Il suo sguardo si volge al passato, mentre il presente lo angoscia e il futuro lo rapisce. Il futuro è rappresentato dal dolcissimo volto della fortuna, posto in basso a sinistra della tela. Il remo divide impietoso la tela a simbolo della frattura insanabile fra significato e significante. Amore e morte sono i poli inseparabili fra i quali danza la leggenda dell'arte della vita. Thank you.
le chiome dorate al vento sparse, giovane donna in mezzo al campo apparse, lampeggiar gli occhi e folgorar gli sguardi, dolci nell'ira. La meravigliosa Clorinda si illumina, l'amore trionfa sul fragore della battaglia ed emerge smarrito sui volti dei due protagonisti nello sguardo tenero di Tancredi. Gli occhi al cielo affisa, in lei converso, sembra per la pietade il cielo e il sole. La rinascita e la catarsi, l'ironia e l'elegia, si incontrano nell'atto della morte. Ma è nella tela manierista del martirio di Olindo e Sofronia che Paolo Finoglio dichiara se stesso e la sua ideologia d'artista. Durante la delicata fase di restauro, la restauratrice Titti Matera De Bellis ha infatti incontrato l'artista avvolto da secoli nell'ombra, nell'enigma dell'autoritratto. La penombra si fa complice di quegli occhi obliqui che guardano nessuno, che si aspettano in attesa di apparire. Forse questo è lo sguardo enigmatico di Paolo Finoglio, dell'artista che dolcemente stringe le redini del discorso dell'arte e della sua terribile rappresentazione.